Ciao a tutti! Avrete capito dalle mie ricette che io amo molto i panini. Infatti c'è proprio una playlist dedicata ai panini. Ora il panino non lo dobbiamo soltanto considerare un classico panino tagliato, metti da fette di prosciutto a rind, a mozzarella, cocca da cose ed ecco il panino, oppure col pomodoro. Certo, sono panini anche quelli, però vuoi mettere un piatto che viene contemplato in un panino. Infatti, oggi mi dedico a questo piatto. Coppa di suino con friarielli, ovviamente il tutto messo in questo meraviglioso panino. Una bellissima schiacciata. Vediamo come fare questa ricetta con tutti gli ingredienti. Vi occorrerà un panino, questa è una schiacciata, una fetta di coppa di suino, 2-3 spicchi d'aglio alla bisogna, friarielli cimati e olio d'oliva extravergine. Tutti qua gli ingredienti per questo meraviglioso panino. Una padella, dell'olio d'oliva extravergine e un bel po' di spicchietti d'aglio. Quando l'aglio incomincia a soffriggere, mettete un mezzo cucchiaino di peperoncino secco, perché adesso arrangiate, cioè il piccante ci vuole, è un panino piccante. L'aglio è rosolato e schiattate il friarielli nella padella. Molti li lessano prima e poi dopo li soffriggono. Assolutamente no, io vado per la vecchia tradizione, per cui tutto va fatto nella padella. L'amaro del friarello lo voglio tutto qua. E per farli ammosciare copriamo. I friarielli caleranno in men che non si dica. Al salare aspettate un po', facciamoli ammosciare ben bene. All'interno del panino potete mettere i friarielli e ovviamente la classica salsiccia. Salsiccia e friarielli è proprio un contenuto essenziale di un panino napoletano. Io ho voluto un po' cambiare e mettere la coppa di suino, quindi carne, un po' di sale, ma poca. Può bastare. La coppa di suino sarà cotta qui dentro . Abbiamo coperto un po', uno spettacolo. Assaggiamo, un altro po' di cottura. Per me sono cotti, ovviamente la cottura del friariello è soggettiva. Se a me piace molto croccante, che si sente ancora il friariello, deve essere tenace. Ora apro un po' di spazio e ci metto dentro la mia fetta di coppa. Come sale, ma proprio un niente, e lascio cuocere prima da un lato e poi dall'altro. La trasmissione degli umori deve passare da parte a parte. Un work dal suo umore al friariello e il friariello insapora un work. E ora, prima girata, poi carne. Tanto bello. Cuocete bene la carne di maiale, mi raccomando. Almeno 4-5 minuti, cadino.
e poi possiamo anche coprirla in modo da insaporirla tutta questa fetta di maiale. Abbasso la fiamma e copro un po'. Mezzogiorno suona e la nostra fettone di carne è praticamente pronta. Spegniamo la fiamma e lasciamo insaporire per 2 minuti. Togliete ovviamente l'aglio, che non dovrà far parte del panino. Ecco qua. L'aglio l'abbiamo tolto dappertutto. E siamo pronti, non a impiattare, a impaninare. Io il panino l'ho diviso in due pacchettelle. Qua dentro metteremo innanzitutto la carne. Ecco la nostra bella fetta, la disponiamo così, e poi ovviamente i nostri broccoli, i nostri friarielli. Abbondate, abbondate. La carne rimane proprio pochissimo, pochissimi avanzi, che poi avanzi non saranno, perché questi poi si mangiano. Ecco qua. Ora facciamo un'altra operazione un po' laida e scorretta. Prendiamo questo po' di pane, lo bagniamo con un pochettino del fondino e quindi questo capolavoro va in forno. Eccoci qua, prendiamo ora il panino, disponiamolo in una teglia con un po' di carta forno e quindi in forno per 5 minuti a 180 gradi. Oggi è una bellissima giornata di sole. Ecco qua, un bambino in forno. Appena sfornato, qui sopra. E ora il taglio. Oi cannoi, tutti a tavola e buon appetito, aiù! Magnifico, spettacolo spettacoloso, friarielli e coppa. Per me il panino è festa, cioè fammi un panino e mi fai contento e mi fai felice. Oi carne, bello tiepido. Mamma mia. Fermate l'orologio. Grandioso. Il friarillo è meraviglioso. La carne buona, saporita, tenera, succosa. Ma che vuol dire ciò? La fa è troppo facile, immediato, e poi questa coppa con il friarello c'ha secca proprio, facitela così. Io continuo a mangiare, voi ci pensate come farlo. Alla prossima. Riflessione della giornata. A volte posto le ricette e qualcuno scrive sotto colesterolo. È vero. Esiste il colesterolo buono, il colesterolo cattivo, ahimè,
ma anche il colesterolo saporito. E che secondo me è colesterolo saporito. Alla prossima. Ciao ciao.